Antonio vi ha illustrato molto bene anche l'esperienza unica di questa legge. Dico unica rispetto alla vita di tante altre leggi. Cioè, dopo neanche otto mesi dall'inizio della legislatura, ci siamo intesi così bene che siamo riusciti a portarla in porto. Ma con una sintonia fra assemblea legislativa e giunta che direi ripetuta solo per la Valsa Monza, poi, perché normalmente arrivare alla elaborazione e all'approvazione di una legge è sempre molto più faticoso. Invece è stato entusiasmante, perché intanto ci siamo circondati e tante persone hanno chiesto di collaborare e ci siamo circondati di associazioni, di una vivacità e di una concretezza che poche altre volte mi sono trovata. E la sintonia ha fatto sì che questa legge fin dal giorno dopo l'approvazione fosse già attiva, che producesse già azioni. Perché avendola portata avanti insieme ed essendo assessore al bilancio, prima dell'approvazione, nell'elaborazione del bilancio dell'anno successivo, avevamo pensato, cosa che abbiamo fatto, di prevedere già nella legge di bilancio 1 milione di euro per l'attivazione stessa della legge. Quindi il giorno dopo l'approvazione, in pratica pochi veramente, il giorno dopo eravamo già pronti anche con l'idea di quale bando, quale azioni. Quindi già nell'anno ha prodotto, e così negli anni successivi. Sono stati investiti 3 milioni di euro e 80 progetti sono stati finanziati, 80 progetti attraverso accordi, intese fra la regione e in particolare gli enti pubblici. Enti pubblici quali? Comuni, istituti scolastici, università in particolare, e 15 progetti invece direttamente con le associazioni. Sono aspetti che hanno coinvolto annualmente, in particolare sulle scuole, oltre 20.000 ragazzi, perché hanno coinvolto, hanno saputo coinvolgere, e una premialità per avere anche le risorse era proprio attraverso quanto i comuni riuscivano a coinvolgere associazioni, mondo della scuola, mondo del commercio, a seconda della finalità, però altri mondi. E quindi nelle scuole in particolare i ragazzi hanno potuto, delle scuole medie, inferiori e superiori, avere un'informazione più netta, più precisa, capire meglio cosa vuol dire infiltrazione mafiosa, cosa vuol dire al sud e cosa vuol dire qui da noi, che ha aspetti anche diversi, meno visibili, e invece anche formazione per operatori diretti come del commercio o anche dei dipendenti dell'ente pubblico, in particolare dei comuni, per far capire anche a loro come anche dietro a una presentazione di una semplice pratica autorizzativa certe volte bisogna capire e riuscire a vedere oltre, non fermarsi a un semplice atto burocratico, ma soprattutto nei paesi dove i vigili della polizia municipale sanno molto, riuscire a mettere insieme le diverse informazioni e fare rete con le informazioni anche fra i diversi settori di uno stesso comune, far capire un mondo che se lo si tiene invece separato non lo si individua. E tanto più attraverso
la stessa legge che prevede osservatori, come lo è stato poi insediato l'osservatorio regionale, mettere in rete le informazioni variegate di diversi enti. L'università ha fatto un lavoro meraviglioso, sempre di più ci sono dipartimenti che hanno partecipato con ricerche, con analisi, in particolare sui beni confiscati, ma non solo, sulle buone pratiche. E allora un po' alla volta si è visto in questi pochissimi anni che ciò che era, cioè che era un patrimonio che già esisteva nella nostra comunità, cioè un'azione diretta verso la prevenzione, però ha assunto una forma diversa, nel senso che è diventato una collaborazione più forte, più stretta, attraverso la legge regionale, perché mettere in rete, dare visibilità, far conoscere ciò che fa una realtà e un'altra, con metterle in connessione e metterle in sinergia, ha voluto dire che ha preso piede in modo molto forte una cultura di legalità, di diritto alla cittadinanza da un lato, ma anche di repulsione rispetto al pensiero mafioso. Sono sufficientemente soddisfatta rispetto ad altre leggi, perché voglio stare bassa. Siamo riusciti anche ad attivare il recupero di beni confiscati, perché ci pareva, anche ne abbiamo parlato tante volte e si è deciso insieme, che dare una svolta al recupero e all'attivazione, all'utilizzo del bene confiscato, fosse un segnale forte per la nostra comunità, ma soprattutto per i mafiosi, cioè che qui il patrimonio, una volta confiscato, viene utilizzato e reso disponibile per l'intera comunità. Quindi in poco tempo siamo riusciti a finanziare, perché molte volte il bene, quando viene confiscato, non è immediatamente utilizzabile, né da un'associazione né da un comune, perché ha bisogno di essere messo a norma, di essere ristrutturato per la finalità a cui si vuole dare. E quindi siamo riusciti, invece, che 10 beni confiscati sono già patrimonio della comunità. E quindi dall'alloggio per donne che hanno subito violenza, cioè che poi è un altro centro antiviolenza, centri per la bioeducazione ambientale, centri di educazione culturale, la villa Berceto sequestrata, che in un piccolo paese di montagna è una villa con una piscina interna, è diventata la biblioteca e la possibilità per quel paese di avere una piscina per fare ginnastica per gli anziani. Cioè, quindi patrimoni che un po' alla volta la comunità, noi tutti, sentiamo come nostri e non più loro. E c'è una bella differenza su questo. E far conoscere ai ragazzi anche quel grandissimo patrimonio di educativo, culturale ed economico che Libera ha attivato al Sud. Abbiamo finanziato, aiutato anche Libera stessa, ma tante altre associazioni, a far conoscere i ragazzi, con la partecipazione ai campi direttamente nelle aziende, da vicino cosa vuol dire il recupero di terre sequestrate e confiscate. Beh, in questi anni Libera da una parte, Avviso Pubblico come rete fra gli enti locali, le università, noi in questa regione che abbiamo cercato di fare la nostra parte, credo che di strada se ne sia fatta. Antonio ed io vorremmo riuscire a continuare
perché non, Antonio vi ha detto sui servizi, abbiamo bisogno di normare. Io aggiungo anche questo, sulla legge, diciamo quadro, molto è stato fatto, sulle leggi che abbiamo approvato, sia sull'edilizia, cantieri, sia sulla parte del facchinaggio molto recentemente, abbiamo bisogno di strutturare l'efficacia di queste due leggi. Cioè come attivare un sistema fortemente informatizzato che le notizie, le informazioni girino veramente in tempo reale per il controllo e quindi ancora di più una collaborazione ancora più intensa, l'abbiamo con la prefettura e con la DIA, ma dal Consiglio c'è bisogno, soprattutto per queste due e per riuscire a far la terza, di una tenacia e di grande convinzione. Noi pensiamo di averlo. Tutto qui.